The Pope welcomed more than 7,000 people who are part of large families to the Vatican's Paul VI Hall. Children were seated along the steps of the hall to get a closer look at Pope Francis. One of the kids decided to skip protocol altogether. And some had the chance to share their experiences directly with Pope Francis. Siamo gente che non era coraggiosa, ma ha avuto il coraggio di imbarcarsi nell'avventura più bella della vita, la famiglia. Siamo gente che non ha fatto test prima di accogliere il dono. L'ho accolto sempre con gratitudine. Qui tra di noi ci sono delle mamme già salite al cielo perché hanno rinunciato alle cure per salvare il proprio figlio che portavano in grembo. Ma prima di tutto una domanda e una curiosità. Dimmi, a che ora vi siete alzati oggi? Le 5. E non avete sonno? Ma io con questo discorso vi farò dormire. The Pope described large families as role models of solidarity and generosity, not just within the family, but also for society as a whole. He thanked mothers and fathers for their courage, adding that he hoped public institutions would support them more. Ognuno dei vostri figli è una creatura unica che non si ripeterà mai più nella storia dell'umanità. Quando si capisce questo, ossia che ciascuno è stato voluto da Dio, si resta stupiti di quale grande miracolo sia un figlio. Ma un figlio cambia la vita, Tutti noi abbiamo visto, uomini, donne, che quando ricevono un figlio la vita cambia, è un'altra cosa. And when it was all said and done, the Pope did not leave empty-handed. Just moments after highlighting the importance of generosity, two children decided to give him the candy the Vatican had given them at the start of the meeting.